Fuga dal terzo polo. Mentre il PDL affonda nelle sabbie mobili di una candidatura che a meno di 20 giorni dalla presentazione delle liste ancora non c'è, l'aggregazione terzopolare perde lentamente pezzi. I primi a dichiarare l'abbandono della nave sono i rutelliani, che anzi fanno di più. Dopo aver contestato Stefano, ci si alleano. La schiera dei partiti a sostegno del sindaco uscente si ingrossa dunque. Siamo con il centrosinistra di Stefano, ha spiegato il segretario provinciale di API Emanuele Papalia, perché il terzo polo, che per definizione avrebbe dovuto essere alternativo a centrodestra e centrosinistra, si è letteralmente consegnato ai berlusconiani. Poi non risparmia stoccate al veleno al segretario provinciale dell'UDC, che, dice, non ci ha saputo fare. Abbiamo fatto una scelta giusta nel momento in cui, quando il nostro progetto non è stato appoggiato, di tirarci fuori. Abbiamo parlato nel partito, abbiamo fatto le nostre riflessioni, l'abbiamo fatto con il nazionale e con il regionale, dopodiché abbiamo stretto un'alleanza nel centro-sinistra e pensiamo di essere il partito, l'area moderata di questo centro-sinistra per raggiungere dei risultati importanti. Quindi con Stefano? Con Stefano. Nessuna autoreferenzialità, aggiunge Papalia, l'ex presidente di Confcommercio giura insomma che non avrebbe voluto candidarsi, ma il nome spettava al terzo polo, invece la rosa, dice, è stata affidata ad altri. Che hanno voluto fare un elenco, si sono voluti sottoporre a quelle che erano, diciamo, le idee e le esigenze di un partito che si chiama il PDL, e quindi si sono consegnati al PDL e poi tra l'altro non sono neanche riusciti a concretizzarlo perché non hanno trovato neanche la disponibilità delle persone. Lavoro, cittadinanza attiva, ambiente, questi nodi nevralgici del programma di API, da realizzare ovviamente a questo punto in continuità con l'azione amministrativa di Ezio Stefano.